tutti ragazzi, bentornati sul canale Art. Siamo ancora una volta su MotoGP 18, stiamo per affrontare la gara Jerez. Ci sono importanti cambiamenti su questo gioco. In primis, come vedete, il caricamento adesso è molto più rapido e quindi ci buttiamo direttamente in pista adesso. Ma la intelligenza artificiale è stata di nuovo tunata, quindi è stata aumentata la difficoltà dopo il precedente passo del gambero fatto da Milestone. È ritornato tutto come era prima, quindi molto tosta la gara, molto tosto fare il tempo, ma comunque abbiamo fatto la pole position qui a Jerez, che è il nostro circuito che preferiamo meno. Prima di andare in pista, ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a fare subito un giro. Giro di pista qui a Jerez, lungo il rettilineo più lungo della pista, misura poco più di 600 metri, si arriva quasi a 300 all'ora, si stacca fino alla seconda marcia per la prima curva a destra, la curva 1, si esce, si mette la terza solo per un attimo, si ripiazza la seconda, forse anche la prima, preferisco tenere la seconda io, si affronta questo rampino, poi si accelera, terza curva sinistra, quarta, ancora si frena un attimo, curva sinistra molto lunga, bisogna stare attenti in uscita. Si accelera fino alla quinta marcia, terza marcia di nuovo per questo curvone verso destra, si deve cercare di uscire il prima possibile verso la corda e poi il rettilineo, questo è il secondo più lungo, si arriva a 280 all'ora, poi curvino verso destra da affrontare con rispetto, il posteriore tende a sballonzolare destra e sinistra, poi allungo, curva da quarta marcia questa qui da fare quasi in pieno. E poi la serie di curve più belle di questo circuito, la Jorge Martinez verso sinistra da fare in terza marcia, poi dalla quarta si scala la seconda per la Angel Nieto, la Peluqui, e poi si arriva fino alla quarta marcia per fare questa serie di curve a destra, tutte e due da quarta. Bisogna stare attenti in uscita per poi arrivare all'ultima lungo quinta seconda per l'ultima curva del circuito di Jerez, che immette poi sul traguardo. Ci sentiamo qui. Sulla frontiera, ancora pochi minuti di attesa e finalmente avrà inizio il Gran Premio di Spagna, classe MotoGP. Siamo in diretta dalla griglia di partenza, dove le camere si soffermano sui piloti favoriti di oggi. Ancora pochi minuti e finalmente montiamo delle medie, ragazzi, perché fa molto caldo. Dovizioso assomiglia più a Stoner, onestamente. Vabbè. Ed eccoci qua con la nostra bella moretta. Gli occhi non si muovono. Vabbè. Va bene comunque. Partiamo, ragazzi, andiamo direttamente in pista, vi faccio vedere un po' qual è la classifica. E la prima fila è tutta italiana, vedete un decimo e neanche a staccarci da Rossi. In realtà in qualifica stavo facendo un giro abbassando quasi di mezzo secondo il nostro tempo, che poi è diventato il tempo della pole position, ma un errorino all'ultima curva ci ha compromesso il giro, la moto si era impennata e non abbiamo potuto poi andare a migliorare il nostro tempo. Mancano pochi istanti all'inizio del Gran Premio di Spagna e i piloti sanno che sarà fondamentale partire, ragazzi. Hanno migliorato anche il controllo di partenza, a quanto pare. Siamo partiti di merda, però poi recuperiamo in frenata. Scusi Crutchlow, Dovizioso e Rossi davanti. Mamma mia, come arriviamo qui, come arriviamo qui. Tutti lunghi, tutti lunghi.
però noi abbiamo la peggio perché ovviamente si sono buttati a cannone e ci hanno fatto perdere terreno. Che cazzo è successo, raga? Caccelo, facciamo poco lo spiritoso, dai. Questo è il punto della pista dove cadiamo proprio nettamente. Dicevo, dove possiamo guadagnare qualcosina. Ah, un'altra cosa ragazzi che hanno messo è che adesso possiamo mettere finalmente acceleratore e freno sulla levetta analogica, quindi sto guidando come piace a me proprio. Scusi Cracciolo, dobbiamo andare a prendere i Rossi e il Dovi. Dovi è abbastanza lontano, attenzione. Però Rossi l'abbiamo preso. In scia, in scia. Lungo. Oh, attenzione che si è chiuso l'anteriore per un attimo. Dovi sta scappando via. Attenzione, questo non è un circuito Ducati, decisamente. Attenzione, Rossi prova a infilarsi di nuovo. Deve desistere, deve riportare il suo attacco a Fiumi ti consigli. Larghissimo qua. Però siamo usciti bene. Attenzione che Dovizioso l'abbiamo ripreso adesso. Allora ragazzi, un'altra cosa che ho notato è che adesso quando la moto sfolla così, se lo faccio troppe volte, il motore si danneggia e quindi perdiamo potenza. Quindi stiamo attenti a fare sesta prima in un colpo solo. Cerchiamo di controllare un po' la scalata piuttosto. Facciamo il trick e andiamo, vai così, non ci è riuscito benissimo il trick, ma comunque siamo usciti abbastanza bene da quella curva. Ok, adesso possiamo avvicinarci. Dai, così. Aio! Volevo fare il trick, ma è uscito un patatrack invece. Siamo al quarto giro di 6. Mamma mia come ci siamo avvicinati in prima curva. Freniamo molto bene adesso. Come al solito Dovi... attenzione. Porco Giuda, come frena presto lì. Dicevo, come al solito noi e Dovi facciamo uno sport a parte. Marquez non si vede per il momento.
Attenzione, attenzione. Dentro. Oh, imbarcata. Porco di un cane, no, scusate. Non la voglio fare l'imbarcata. Anche perché ci rovina la gomma. Guardate come ci avviciniamo all'ingresso di questa curva. È in frenata che guadagniamo veramente tanto. Qui siamo entrati un po' larghi, ma va bene così. Usciamo anche un po' larghi. Scusi Dovi, le do una spintarella, tanto in amicizia si può fa. Penultimo giro. Mamma mia, attenzione. Abbiamo mollato un po' il freno. Non un sorpasso pulitissimo, ma d'altronde Dovi ci stava un po' bloccando in frenata. Adesso abbiamo la possibilità invece di andare a guidare noi la gara. Vediamo se riusciamo a mettere un po' di margine. Dentro. Aio, a Dovizio. E però che cazzo. E dai. Si butta dentro il Dovi, ma abbiamo la traiettoria migliore. La gomma anteriore inizia a dare segni di cedimento. Mettiamo la terza qui perché il posteriore anche comincia a pattinare un pochetto. Eccala, lunghissimo. Ho fatto la cazzata di non metterla quarta lì, mannaggia. Di non metterla subito. Eccoci qua, almeno abbiamo un po' di freno motore. Trick e acceleriamo subito. Abbiamo messo un po' di margine su Dovi. Ragazzi, sto gioco con questa configurazione dei tasti, io vi dicevo che avremmo dominato in lungo e largo. Erano i tasti che non ci facevano essere troppo arrembanti. Oh, attenzione. Dovizioso non molla, è ancora lì, non è ancora fuori dalla lotta per la vittoria. Soprattutto adesso che abbiamo sbagliato questa curva. Però siamo usciti meglio. Larghissimo, volevo fare il trick ma si è chiuso il davanti. Oh! Sportellate col Dovi. Attenzione che continua. Attenzione, attenzione, lungo, 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 Dovi si infila. Dovi si infila. Adesso è quasi impossibile. Oh, ancora Dovi. Dobbiamo frenare bene qui. Aio. No, 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 raga. No, vabbè, dai, è scorrettissimo farlo. La Ducati accelera di più. Però dai, secondo posto, va bene, va bene. Va bene, volevo ripetere l'ultima curva, ragazzi, però poi ho pensato che è scorrettissimo farlo. Mentre i piloti della MotoGP completano il giro d'onore e rientrano al parco chiuso, andiamo a vedere insieme la classifica finale della gara di oggi. Perfetto, perfetto. Allora,
72 millesimi. E Vignales è arrivato terzo. Ma Valentino quinto. Mamma mia. E Marquez? Marquez dove è decimo? Marquez. Ragazzi, questa era la sua gara di casa. Mannaggia. Però sono contento. Allora, siamo passati. Cioè, siamo ancora in testa, ma abbiamo solo 4 punti di vantaggio dal Dovi. Come Honda ha il 4 punti di vantaggio su Ducati. Invece nella classifica team Ducati allunga. Eravamo a 14 punti, adesso ne siamo a 25. Bene, bene, abbiamo fatto anche qualche progresso nelle statistiche. I della giornata, mentre si godono gli applausi di team e tifosi. Tre casse diverse nelle prime 3 posizioni, Ma non si può negare che questi piloti abbiano fatto uno sport a parte, un altro sport. Quindi, dopo il secondo posto allo Sail, le due vittorie in Argentina e poi ad Austin, arriva anche il secondo posto qui a Jerez, e Dovizioso non si schioda da lì. Puttana maia. Va bene. Allora, vediamo un po' le modifiche da fare nella fattispecie al telaio, perché adesso arriva una serie di gare dove il telaio è molto importante, la discesa in piega è fondamentale. Abbiamo 25.000 punti. Come motore non stiamo malissimo, diciamo che può andare ancora. Non so se andare sulle sospensioni per aumentare la stabilità della moto oppure sul telaio, appunto, per la discesa in piega. Mi butterei prima sul telaio, che anche in MotoGP è la prima cosa che viene cambiata. Le sospensioni in genere non si toccano. Ok, perfetto. Allora, il prossimo Gran Premio è Le Mans, quindi noi per il momento ci lasciamo qui. Ci vediamo per il prossimo weekend. Un bacione.